donne, accomodatevi! Perché solo le donne? Questo fatto non lo capisco io. Uomini e donne, uomini e donne, solo un euro! È bello, piace e diverte? Sì, piace, diverte e rende. Il mercato di Manopoli è stato il primo a riaprire sia la zona alimentare, il mercato alimentare, che successivamente, il martedì successivo, anche quello non alimentare. L'abbiamo fatto attraverso la realizzazione di apposita segnaletica orizzontale che prevede innanzitutto il punto di posizionamento dell'utente, ossia un punto su cui l'avventore si ferma mantenendo una distanza sia frontale che laterale di più di un metro. E per quanto riguarda la zona food invece, abbiamo ideato la cosiddetta linea di distanziamento sociale. Abbiamo provveduto a realizzarla direttamente sull'area mercatale. E quindi gli avventori sanno, come abbiamo visto, che nel momento in cui trovano il punto di posizionamento dell'utente occupato, devono necessariamente fermarsi sulla linea di distanziamento sociale. È una questione di educazione, no? Anche. Assolutamente sì. Prego. Signore, mi vorrebbe minacciare. Che cazzo di legge? Che legge? Signore, ci sono delle regole, vanno rispettate. Le regole? Quale regole? Innanzitutto. Prima di tutto, a lei che ti ha autorizzato. Innanzitutto, togli il sacco, la prova, lei viene denunciato. Lei viene denunciato. Stiamo andando a fare il giro a pizzo, la macchina dall'altro lato. Scusami, per cortesia, ti puoi avvicinare qui vicino alla via Pisonio? Mi stai accaduto? Che legge sono qui? Ma hanno misurato la febbre, ho preso fuori. C'è la mascherina, non me la so, ce l'ho qua. Non può venire all'interno del mercato senza mascherina, mi scusi signore. C'ho qua la mascherina, me la so tolta adesso per parlare col signore. Capito, ma un conto che parla, legge? Un conto è parlare, un conto è minacciare il signore. Io non ho mai certo a nessuno, lui ha detto io andavo a fare il giro. Ha detto, ho preso l'Italia, ha detto. Voleva chiamare i carabinieri, voleva chiamare i carabinieri. E li chiamiamo i carabinieri, devo vedere se signore. Se io sono entrato, ma hanno misurato la pelle. Signore, questo è fatto. Un chilo 2 euro, 2 chili 3 euro. Da dove vengono queste? Da Policoro. Come dove l'ho preso? Ho capito, ma per me questa è la bancarella, voglio dire la scontrina. Sta facendo la scontrina che ho preso l'orario di allora, vada di lì che c'è il dietro, dentro e dall'altro lato. Devo dire, davanti c'è il dietro. Davanti, abbiamo fatto una storia enorme. Che storia enorme? Non risolviamo il problema. Ma fin quando io stavo entrando la prima volta, ha tutta la sua ragione. Perché se fa entrare lì, deve fare entrare la signora. Ma poi è a 100 metri. Lavoriamo sempre tutto il giorno, però non si sa se incassiamo o non incassiamo, come va, bravo. Il lavoro tutti i giorni. Perdite a quanto si attesta? Al mercato 50-60% sicuro. Il prezzo di un caffè a Sixton City, 1 euro! Qua stiamo sanificando anche i soldi, eh? I reparti di psichiatria sono aperti. Sono ancora aperti. Cioè, lei che sta facendo? Sto sanificando il resto da dare alla gente. Già spruzzato, eh? Mi guardi negli occhi, mi dica che tutto questo è vero. Questo è vero, è vero. È vero, è vero. Vabbè, il coronavirus nel suo caso ha fatto noi effetto. E cerchiamo di mantenere sempre. Vabbè, lei come tutto si pulito. Chiama? Alfredo. Per colpa di Alfredo, diceva. È sempre colpa di Alfredo. Il comune di Manopoli annovera all'incirca 250 operatori commerciali più un'ottantina di spuntisti. Quindi siamo più di 300-320 persone. Sì, 300-350 operatori commerciali. Qui hanno stretto di un mezzo metro per tutto. Ci siamo stretti di mezzo metro. Cioè, dappertutto abbiamo allargato la corsia. Pare che in una settimana dovrebbe ritornare la vecchia metratura. Così si dice, spero che riaprono tutti i mercati, perché i commercianti non ce la fanno più. Ci sono dei mercati che invece proprio non riescono a decollare perché sono male organizzati? No, non riescono a partire, ci sono mercati anche nel Barese che ancora non sono partiti, tipo Noi Cattaro. E quindi siete puntati su quella storia di Noi Cattaro? Certo, no, forse si è puntati. È uno scontro con il sindaco? È uno scontro con il sindaco, ma con il sindaco che sta contro di noi dopo tutto. Oggi come oggi credo che bisogna riaprire i mercati, anche perché non possiamo stare fermi. Inutile traslocare i mercati che non serve a niente dopo tutto. Portarli fuori dove l'avevano portato Noi Cattaro, perché ho seguito un po' tramite la FIVA Confcommercio, ho seguito un po' la situazione. Mamma, ti voglio bene. Incassa tanti soldi. Per forza, bisogna andare avanti così. Gli ho dato 2 euro. Prego signora. Ha distratto il camera. Non è un problema, la polvere è più poca se la porta il vento. Come vi state regolando rispetto alla riscossione della tassa sul parcheggio? Beh, siamo abbastanza elastici, nel senso che capiamo la situazione, comunque diamo tempo
Ma sono abbastanza costanti, nel senso che alla fine assolvono al loro, tra virgolette, dovere. In questo caso l'abbiamo sempre dichiarato, probabilmente un po' di comprensione, di medesimazione nei panni degli altri aiuta. Indubbiamente, siamo i primi, anche con la polizia municipale, cerchiamo di andare incontro fin dove è possibile. Certo, poi ci sono le leggi, ci sono tutta una serie di altri adempimenti. Ognuno purtroppo ha il suo lavoro, noi abbiamo questo lavoro e quindi ci incombe anche questo. Però c'è modo e modo di applicarle, diciamo così. Certo, io in tutte le corse cerco di usare il buon senso. Le è capitato che qualcuno avesse la febbre e quindi l'abbiamo andato indietro? Sì. La mascherina, gentilmente, non dobbiamo dirlo noi, dovete farlo in automatico. Una signora, 37,5, è stata 5 minuti in attesa, niente, non scendeva. E quindi l'avete rimandata a casa? No, lei si è spaventata e adesso se n'è andata. Come vi siete comportati con i varchi, per esempio? In considerazione dell'estensione geografica del mercato abbiamo individuato 5 gate d'ingresso. Ogni gate è presidiato all'uopo da personale di protezione civile volontario che contingenta l'ingresso degli utenti per un massimo di 200 persone. Quindi, quando arrivano al massimo loro comunicano attraverso il sistema radio. Ricordatevi sempre del contingentamento, superato il numero massimo di 200 persone. Iniziate a calibrare in senso più restrittivo l'ingresso degli utenti all'interno dell'area mercatale e quindi laddove ne escono 10 ne fate accedere 10 all'interno. Cambio. E nel momento in cui c'è il contingentamento massimo di 1000 utenti abbiamo la possibilità di far alzare un drone, un dispositivo mobile che monitori. Sapete dove intervenire? Assolutamente sì. C'è scritto all'interno dell'ordinanza che gli operatori commerciali devono necessariamente avere la mascherina, è la condizione sine qua non per poter fare il mercato. Sicuramente l'avrà letta l'ordinanza, quindi. Però è chiaro, è normale, ogni tanto diciamo la boccata d'aria ci sta, è normale, è fisiologico. Gate 1 da 6. Avanti 6. Sì, mi date conferma che si sta per alzare il drone? Affermativo, 2 minuti siamo in aria. Bene, grazie, vi raggiungo sul posto. Come va? Abbastanza bene. Abbastanza, è quello che ci preoccupa. Economicamente va male. Che te lo dica a fare. La sincerità. Senti, invece qui come si sta? Si sta benissimo, un mercato ben organizzato. Ben organizzato. Ben organizzato. Ne frequenta altri, lei? Certo. La situazione non è omogenea. No. Davvero? No. Quindi ci sono delle situazioni che sono messe peggio. Molto peggio. Dovrebbe riprendere, diciamo, la normalità. Sì. Gli do una buona notizia. Buongiorno, salve. In questa fase bisogna anche risolvere i problemi che magari nascono improvvisamente. Sì, perché lo spirito della polizia locale, ma anche e soprattutto diciamo dell'amministrazione, è quello di risolvere i problemi. Non nasconderlo, ma risolverlo. Assolutamente no, nasconderlo non servirebbe a nulla. Aglio di Altamura! Il famosissimo aglio testa grossa. Di Altamura non è una fregatura! Aspetto quel signore là con la camicia e mezz'ora che sta vicino alla bancarella a fare spesa. Tua moglie lo sa. Io non sono sposato, per fortuna. Sì, no, per fortuna. Tutto senza problemi.